Anche se abbiamo sempre fatto produzione in inglese, questo posto ci ricorderemo sicuramente a vita di quelle sensazioni lì, perché è stata la prima volta che ci siamo avvicinati tantissimo alle persone che noi chiamiamo di tutti i giorni. Cioè, finalmente anche la signora che beccavamo quando facevamo la spesa diceva: che bella la canzone di Sanremo! E può sembrare una cosa stupida, però per noi è veramente molto importante, perché ci ha dato, oltre a quella cosa lì, conoscenze e tutto quanto, però il fatto di avere un rapporto umano vicino alle persone che sono di questo paese, che è il più bello del mondo, e noi siamo anche noi di questo paese, per cui siamo contenti. Poi tra l'altro qui ci troviamo benissimo, perché ad esempio ieri sera, cioè, qui si respira musica sempre, tutto l'anno, perché ad esempio ieri sera, dicevo, eravamo col maestro Campagnoli, che abbiamo beccato qui per caso, che è nella commissione di Aria Sanremo, e ci fermavano tanti ragazzi che non erano qui per noi, ma erano qui per fare il loro percorso, per fare i provini. E quindi questa cosa per noi è veramente molto importante. Cioè, magari io stavo iniziando già a vedere un po' di case in affitto qui, perché magari, perché veramente ci troviamo bene. Poi soprattutto anche Daniele, sì, perché lui non è il cantante, quindi poteva fare un po' più tardi la sera, quindi si era vissuta ancora di più, si è vissuta anche la nightlife, come potete notare dagli occhiali, che non toglierà mai. Dici, è stata una bella settimana. Sì, Tatiana, che ha generato poi tantissime emozioni positive. Vedi anche questo tour, che è stato la prima vera operazione simpatia nei confronti del pubblico che non ci conosceva, che magari grazie a Sanremo, grazie al festival, ci ha visti per la prima volta con una sola canzone. E dico operazione simpatia perché siamo andati nelle piazze gratis e i feedback più positivi ce l'hanno dati i genitori delle ragazze che accompagnavano lì, perché dicevano: non ce l'aspettavamo, ma veramente voi prendete tanto anche dagli anni 80, sai, non ci si aspetta da una band etichettata come band per teenager molte volte, che ti vedi un concerto dall'inizio alla fine e che non ti schiodi di lì. Questo è il nostro obiettivo per questa performance di Capodanno. Infatti già ragionavamo sulla scaletta, volevamo integrare qualche altro brano non nostro, ma riarrangiato comunque da noi, che diventa praticamente un brano nostro, perché secondo me in una situazione come quella del concerto di Capodanno, dove la gente vuole cantare e si vuole divertire ed è spensierata per festeggiare il nuovo anno, secondo noi è da rivedere anche un pochettino la scaletta. Saremo contenti di mettere dentro dall'inizio alla fine cose che la gente possa cantare. Grazie.